c'è il paragrafo. Ciao ragazzi e bentornati qui su Basement Tech, ma soprattutto bentornato Rigo! Buon Natale! Come ogni anno ci ritroviamo finalmente, questa reunion natalizia. Cioè questo set, queste decorazioni già vi fanno capire che è arrivato il momento. E voi non potete sentire l'odore e l'aroma che c'è anche nell'aria. Che non può essere peggio del sushi marcio dell'anno scorso. No. Però l'odore di regali brutti si sente da qui. Regali brutti! I regali più attesi dell'anno. Cioè, quei regali che, davvero, come si possono descrivere? Non lo so. Per i pochi di voi che vedono questa serie di video per la prima volta, beh, Nietzsche, spiega cosa stiamo per fare. Allora, in parole povere, come ogni anno il nostro Pippo, che è dietro di noi alla regia, sceglie una selezione dei peggiori regali che si possono trovare per Natale. E noi siamo qui per spacchettarli e scoprire quali sono le cose più monnezzose che l'internet ha per noi nel 2023. Regali che devono essere non brutti, ma brutti brutti in modo assurdo. Ricordiamo, cioè, i grandi regali degli anni passati. Il calendario dei cani che cagano. Cani che cagano. Quello è stato... Facciamo partire una clip. Sì. Cani che cagano, calendario 2022. Questo l'avevo visto. Questo sta facendo la mossa del taglia sigari. Vogliamo ricordare il libro delle bestie, come si chiama? Le 365 più 1 migliori bestemmie per ridurre stress e calmare la rabbia. Di O cane. Per non parlare del Gesù liofilizzato. Quindi, se non vi volete perdere tutti questi grandissimi e bruttissimi regali, ve li lasciamo qua sopra, così potete andare a recuperare i video passati. Però qua sotto trovate anche i link a tutti i regali brutti, perché se volete spendere male i vostri soldi, chi siamo noi per impedirvi di farlo? Avrete qualcuno che odiate a cui potete regalare una delle cose che apriremo. Che cosa apriremo? Non lo sappiamo, perché per noi è tutta una sorpresa. Regali che però noi saremo in grado di giudicare con quello che ormai è un punteggio riconosciuto a livello internazionale. Ormai navigato, studiato per diversi anni, è arrivato praticamente alla perfezione e all'eccellenza, ovvero il monnezzometro. Piccola postilla prima di cominciare, ci scusiamo per la seconda camera che è in mano Pippo, che tremerà un pochino perché al Parkinson. Yeah! Quindi direi che siamo pronti per il primo regalo. Pippo, perché no, regalaci. Prima gli ospiti, vai Rigo, è tutto tuo. È da un anno che aspetto questo momento. Lo so. Com'è? Neutro. Non ci credo. Mi aspettavo d'ora di Cina. Sì, no, sta da plastica, ma non troppo. È bellissimo! Il dottor Zoidberg. Merda, ma è bellissimo. È bello, ma è fatto anche bene. È scomodo. No! Provalo! Però sa un cattivo odore. Quello perché l'ho messo addosso io. Prova a dire liberate il Kraken. Liberate il Kraken! Elegante berretto unisex lavorato a maglia a forma di polpo, antivento, maschera da sci, cappello per mantenere il viso caldo. Stavo proprio dicendo, per sciare, secondo me è una figata, ci metti una maschera per sopra. Secondo me ti arrestano se vai a sciare con una roba del genere. Come lo definiresti un regalo del genere? Monnezza? No, infatti, forse no. Cioè, voliamo basso col primo regalo. È un regalo simpatico. Sì. Un regalo scherzo, sì, se vuoi. Non è mica appassionato di polpi. Punti monnezza, io direi un 5 perché puzza. È da 0 a 10. No. Ah, giusto, facciamo piccole cappe. È da 0 a 10, ma 10 è il massimo della monnezza. Quindi più è orrendo, più è alto il punteggio. Quindi io qua sono un po', io direi a metà. No, 3. Cioè, 3. A me piace troppo. Pensato. A me piace, okay, proprio. Io gli do un 5 solo perché puzza. Secondo regalo. Tocca a me. Questo è tuo. Perché io così piccolo? La capra urlante. Cos'è? Qua siamo già verso la monnezza, lo sento. E se io tolgo questa linguetta scateno un inferno praticamente. Oh. E adesso? No, non posso.
assolutamente nient'altro. L'utilità di questa cosa sarebbe questo. Ma la mia vera domanda è: perché questa cosa qua è un desktop? È dai 7 anni in su. A pocket guide. Ora tutto. Cioè, c'è un manuale intero. Oh! C'è tutta una serie di trivia e curiosità sulle capre. Ah. No, ha appena guadagnato un sacco di punti questa cosa. Sì. Se avete amici veterinari, secondo me è il regalo perfetto. Posso ripacchettarlo io, una moglie veterinaria, secondo me potrebbe apprezzare. Nic, punti monnezza? Allora, stavo per dare un 10 secco, proprio se lo meritava tutto. Per l'inutilità. Per l'inutilità, esatto. Però questo libricino ha reso tutto un po' più... più magico. Un 8. Io gli do un 7, semplicemente perché penso quanto ci rimane male una persona che riceve questo regalo qua. 7, per me è un 7. Prossimo regalo. Vai col prossimo. Sei la cosa sbagliata di cui avevo bisogno. Tutto è qui per te. È un libro sulla linea d'ombra che ciascuno di noi si trova a superare alle età più differenti e inaspettate. Io sai che ci becchiamo una querela per questa cosa. Fabio Volo. Tutto è qui per te. Edizione Mondadori. 10. 10. 10. Però è un bel uomo. Prossimo regalo che... vediamo se può superare quello di prima. Che ha un incarto. No, adesso c'è un pacchetto Amazon. Prego, dimmi che li ho utilizzato. Dimmi che li ho utilizzato. Non so se qua questo è Antrace. Io te lo dico. È stato bello, Nietzsche. Cioè, ho capito cos'è. Ma a cosa serve? Ah! Un po' bruttino. Come come da ridare vita al canale. Definizione scientifica, dottore. Glande. No. Vediamo se c'è l'altra parte del cazzo. Oh! No, aspetta. Ho capito! Non è compatibile con tutti, però... No! No, dentifriciami. Pala! Così a secco poi. Allora, tiro! Ti dirò, non è poi così male! Ma sai che l'apertura così sottile ti fa uscire un velo di dentifricio. La quantità giusta. È più che sufficiente, perché ogni tanto te ti metti poi fai così la prima volta che ti cade tutto. Sì, invece questo qua, cioè a sto punto non è un... è tipo un dosatore. Sì, cioè è un regalo per un amante dell'ambiente. E dei cazzi. Questo è la quintessenza della monnezza. Sì, sì. Pippo, su questo ti sei superato. Sì. Io gli do 9,5 solo per non farlo superare. Sì. La il libro. Vai. Porco. Non è neanche stato impacchettato. Dov'è? Ci ha messo un fiocco. Valiamo così poco noi per te. Della carta. Bellissimo. Oh, è bellissimo. Questo trampa spazzolone. Questo mi piace un sacco. Questo questo farà ancora più ridere quando c'è il pezzettone di merda. Make your toilet great again. Allora, l'odore non è ancora quello giusto, ma sarà il migliore che avrà. Questo è bello. Questo è bello, sì. Questo è bello, questa è proprio monnezza. Cioè, sì, guarda, sì, la qualità di sta roba qua è... Giusto per le lezioni americane dell'anno prossimo, noi abbiamo la nostra mascotte. Monnezza? 3. Monnezza. 3, bellissimo. A me piace un sacco. No, cioè, proprio... per la qualità io dico 7. Ok. Oh no! È un portachiavi. È da mangiare. È un portachiavi aletta di pollo. È una aletta di pollo. Se avete un amico a cui piace il cibo spazzatura. Questa è monnezza. Pensa proprio all'inutilità di sta roba qua. Oltre al fatto che la qualità qua si stacca dopo 30 secondi. È che non è un male, forse. Ma mettiti in tasca, cioè vai in giro con... Beh. Allora. Parkour. È utile? No. È bello? No. Puzza tanto? Monnezza? Io continuo col 7. È tanto monnezza, però. Cioè, non ci puoi fare proprio niente. No. Proprio niente. Immaginarmi. Mamma mia, no, ho sentito l'odore bene. Neanche una cosa bene divertente. Cioè, faccio uno scherzo. Che c'è, no, scherzo di merda? No. 9, ok. 9? 9. Oh, no! Perché io ho questo? È quello con la consistenza strana. Io inizio già a spogliarmi. Maglione sottovuoto! 50% cotone, 50% poliestere. Questo è bellissimo!
Oh, è bello, sì, quello lì. Oh, è un'alpaca 100% acrilico. Buono. Ottimo. Perché tiene caldo. Buon Natale. Oh, oh, oh. È bellissimo. Io questa, giuro, la userò al lavoro mercoledì. E non tutti sanno che lavoro faccio, ma... Beh, c'è un camice sopra, non vale. Allora, io devo essere sincero, era il regalo che più aspettavo. Sì, anch'io. In questo mese ho iniziato a mettere tutti i maglioni brutti degli anni passati e c'è la gente che mi dice, per favore smettila, no, cioè, non ti azzardare a venire a lavoro così. Quindi saranno felicissimi questa settimana quando mi vedranno con questo. E anch'io posso sfoggiarlo alla vigilia di Natale. Io a me dispiace, ma questo qua non posso dargli punti monetari. Cioè, no, io infatti... sono a zero, anche perché il mio... No, il tuo è brutto. Sì, è un maglione brutto. Sì. Cioè, ne abbiamo ricevuti di molto peggio gli anni passati. Ti ricordi quelle tipo le magliettine in poliestere, sì, sì, cioè, con il T-Rex? La so, facciamo partire una clip. Sì. Sudo solo a guardarla. Allora, questa è bellissima. Anche questa. Cioè. Ok, gli do due solo perché era sotto vuoto. Sì. Io uno perché è proprio. Cioè, ma senti come? Che bello. Vabbè, fatti il tuo. Bella festa. Stampa oscena, ma. Nietzsche. Un altro libro. Ci fai così acculturati. Giuro che sei di nuovo Fabio Volo. Scorreggiare meglio. Guida tecnico-pratica all'emissione del peto perfetto. Mr. Splash. Il nome dell'autore non ispira fiducia. Scorreggiare davanti al proprio partner è un'esperienza importante. Un po' come il primo bacio. La scoreggia in cucina. La scoreggia intrappolata. Una, leggimene una. Ok. La scoreggia in cucina. Pesce, pancetta o qualsiasi cosa con le cipolle aiuterà a mascherare qualsiasi cattivo odore. Se stai invitando il tuo partner a cena, scegli uno di questi articoli o materie prime con un aroma che impregni la tua casa per un po'. Confonderai i profumi e nessuno saprà se quell'odore proviene da te o dal cibo o da entrambi. La scoreggia rate. Come sono fatte le scoregge? Ah, è scientifico. Sì, è scientifico. È monnezza? È monnezza, tantissimo. È tanta monnezza. È tanta monnezza. Quando una scoreggia ti rovina la vita. C'è il paragrafo. Scoreggiare in faccia ai poliziotti. Monnezza. Sì, però dei consigli utili, cioè non ci avrei mai pensato che davanti a un poliziotto potrebbe essere un problema. Però immaginati di nuovo, ti svegli la mattina di Natale e trovi questo. Per carità, sicuramente meglio di Fabio Volo. Sì. Però... Almeno questo dà dei consigli utili, sì, un po' sì, di storia. 10? Sì. No, 8. 8. 8 più. 9 meno meno. 9 meno meno, ok, mi piace. Sì. Questo qua poi si legge. Siamo alla fine. Senti, odore di Natale. Ho paura. Questo per te. Questo per me. Ma sono dei calzini. Oddio, ma sono bellissimi. Ma questi sono stupendi. È un calzino con le mani e gli occhi. Ma c'è anche dei magneti. Ma sono leopardi. Non si perdono in lavatrice. Si abbracciano. Ma è geniale. Questi sono la svolta. Oddio, ma è bellissimo. Stupendo, devo metterli subito. Preferisci i bianchi o i neri? A me va bene bianchi. Sta bene anche okay. Un po' strabico questo. Vorrei indossarli. Ah, oh no. Allora, la qualità, diciamo. Lascia un po' desiderare. Al primo lavaggio gli occhi saltano. Però... È uno di quei prodotti che risolve un problema a cui spesso non si dà il giusto peso. Sì. Non perché sia un problema perdere i calzini. Però se te perdi un calzino, l'altro cosa fai? Lo butti? Crei inquinamento? Crei fast fashion? Direi. Con questo qua invece non lo fai. Abbiamo semplicemente fatto spedire dall'altra parte del globo della roba in plastica per un video. Però lo facciamo pensando all'ambiente. Sì, questa stasera, è monnezza. Sì, stasera li metto però. L'unica cosa, io sono un po' preoccupato per la qualità. Io direi stasera li mettiamo. Domani li abbiamo. E poi vi facciamo sapere qua sotto nei commenti se sono arrivati a fine serata questi occhietti. Perché secondo me li perdiamo subito. Quindi ci si vede qua sotto nei commenti. Un 7. Solo perché si possono indossare. Cioè anche se perdi gli occhi, le calamite e tutto quanto, sono un paio di calzini. Sono un paio di calzini. Però sono calzini brutti. Cioè, io rimango sull'8, rimango alto. Io sto, gli do 7. Mi piacciono. Mitch! E anche per quest'anno i regali brutti sono finiti. E quindi, Mitch, cosa ci resta da fare? Ma nulla se non farvi
tanti auguri di buon Natale, un felice anno nuovo. No, ma se dovessimo scegliere il peggiore, cioè secondo te è questo? No, allora, il regalo più brutto, nel senso che vorrei meno ricevere, per me è questo. Cioè, sì, cioè questo è proprio inutile, è un blob di plastica puzzolente. Però invece proprio come regalo, come diciamo, perché alla fine regali brutti non è un oggetto, è un modo di vivere. Sì. Quindi secondo me questa capra è un regalo brutto. Questo è il libro delle scoregge, secondo me. È il libro delle scoregge, sì. Mi hanno convinto. Ragazzi, come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E anche perché, appunto, l'anno prossimo saremo di nuovo qua. Esattamente tra 365 giorni. Attivate la campanella, perché non faremo uscire altri video per un anno, quindi voi nel frattempo vi dimenticate e tra un anno, il giorno di Natale, dite: oddio, ma cos'è questa notifica che mi è arrivata su questo social network ormai abbandonato da tutti? Ah, è Basement Tech che ha fatto uscire il nuovo video dei regali brutti. Sarà il miglior Natale della vostra vita. Io sono, non riesco a non guardarla questa cosa, scusa, poi te ne vado dalla tua parte. Voi nel frattempo fateci sapere qua sotto se per questo Natale avete ricevuto dei regali brutti e quanto brutti. Dateci i vostri punti monnezza. Noi vi facciamo di nuovo tanti 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 auguri di buon Natale e come sempre ci vediamo alla prossima qui su Basement Tech. Ho ho ho, buon Natale.